Una volta alla settimana persone singole e famiglie si incontrano per parlare ed affrontare insieme il problema dell'alcol. Gli incontri durano 1 ora e mezza e avvengono al club alcologico territoriale che ha sede in località Casaccia a Portoferraio. Si tratta di un'associazione non profit di famiglie che si incontrano una volta alla settimana per 1 ora e mezza, che fanno parte di un circuito, di una rete nazionale e internazionale di auto mutuo aiuto per affrontare il problema dell'alcol, del disagio legato all'alcol, ma non solo. Al CAT si affrontano anche altre problematiche, come quella del gioco d'azzardo. All'Isola d'Elba, dice Bernardi, la situazione non è drammatica, ma il problema esiste. Molto nascosta. Come spesso capita nei piccoli posti, il problema non emerge, o perlomeno se emerge, emerge soltanto nelle punte estreme, quando poi le situazioni sono diventate difficilmente gestibili. Mentre esiste una cultura diffusa, che è tollerante sull'uso sia delle sostanze che soprattutto dell'alcol, che permette un cosiddetto bere moderato, che poi in realtà, nasconde, delle situazioni di disagio. Il signor Balestrini sottolinea l'importanza di riconoscere il problema e di parlarne insieme agli altri. È molto importante perché parlandone con le persone competenti o anche come noi abbiamo questo club, parlandone, discutendone con persone che sono già hanno già avuto il problema, l'hanno affrontato e ti danno dei consigli, è molto importante perché parlando con un dottore condotto ti dice smetti di bere, però non ti dà le dritte di dire come si fa, ma dice basta smettere di bere, non è semplice, perché chi è nel problema deve essere aiutato farmacologicamente, con le medicine, con qualche ricovero secondo, o se no addirittura tra noi parlandone. Se non è una fase acuta, se ne può uscire anche tranquillamente discutendone.